Ciao a tutti! Finalmente è arrivato il momento di vedere come sono venute le creazioni in resina con gli stampi che ho fatto io con la gomma siliconica l'ultima volta. Come potete vedere, sfondo nuovo, tutto bianco. Perché? Perché questo è il primo video che faccio nella casa nuova. Quindi spero che l'illuminazione sia ad hoc come voglio che sia, niente come va detta. E niente, direi di cominciare subito perché sono ultra curiosa e anche perché nel frattempo ho fatto degli altri stampi e quindi voglio farvi vedere anche quelli. Dunque, partiamo, non so dove partire. Vediamo questo intanto. Qua abbiamo i baffetti, che direi che sono venuti molto molto bene, a parte qua, che non so cosa si è inglobato, cos'è quella macchiolina qua. La scritta cute che è sicuramente da bordare, perché vedete qua è rimasta un po' frastagliata, soprattutto nella E. Per tirarsi fuori, direi che si tirano fuori molto bene. Ma cos'è? Ma dai! Ma cos'è? Ma che cacchio? Sembra un uovo tipo con il tuorlo minuscolo e tutto l'albume spacciugato. Qua è venuta una bolla, ma è colpa. Sì, direi che. Ah, forse è qua. No, è qua sotto. No, è solo colpa mia da come ho colato, in realtà. Va bene lo stesso, però direi che per il resto è molto carino. Fiocchettino dello stesso colore dei baffi. Wow! Molto molto preciso. Lo stampo è rimasto perfettamente pulito. Il gelatino. No, ma che bello, a parte che potevo essere un po' più precisa qua che ho sbavato e qua che avrei dovuto metterlo. No, è venuto bellino. Ma che glitter, sembra, me li ricordavo. No, soppa. Bene. Non si vedono però se ci faccio caso. Mi metto qua. Direi che per ora questi due stampi ultra promossi. Guardiamo insieme questo, ma so già come avevamo visto all'inizio dell'altro video che qua era venuto uno schifo, quindi vediamo al massimo se puoi ritagliare lo stampo e salvare il salvabile. Dai. Beh, da dietro non si vede. Che fortuna! Magari dietro sì, non è proprio preciso per niente. Ma da davanti sì, completamente sì, ce l'ho fatta. Bello, grandioso. Fatevi là. Guardiamo anche gli altri. Questo ho proprio sbavato invece io con la resina, ho fatto un gran pacciugo. Infatti, qua si vede, già ne è venuto fuori in più. Però anche questo mi sembra carino. A parte due bolle qui e un'altra qua, che però sempre mi dà l'idea di essere. Io con la resina. No, forse qua un bucanino c'è. La corona. Sempre facendo attenzione a non rompere lo stampo. Perfetto. Bella. Bella. Qua ho azzeccato anche il colore. Che c'è, Grey? Sì, questo mi piace. Sembrano di quelli di resina normale che si comprano tipo su eBay. E andiamo. Questo qua ho avuto la bella idea di non finirlo, avevo fretta di fare le scatole del trasloco e quindi l'ho portato a metà. Guardiamo solo questo. Già uscito. Mamma mia, questo peccato che fosse quello leggero. Ma la panna è venuta strabene. Non posso crederci. Guardate che bellina. Ha la faccia di tutti i colori. Che bella. I più semplici, quelli creati da me, e quindi su questo. Infatti direi nessun problema. Ok, questo va molto molto bene. Grey nel frattempo entra a far parte del video. Chappie non c'è, Chappie è di là nascosto, poverino, sotto le coperte e sta dormendo da non so quante ore. Non è proprio felicissimo per ora della nuova casa. Grey invece è molto molto carica e questa qua sembra molto molto semplice, però direi che questo stampo
Decisamente fatto. Bene, ok, andiamo avanti. Stessa cosa, sono rimasta indietro, quindi non ho finito questo, e sarebbe un cameo per intero, quindi guardiamo solo il gufo, che è venuto strabene anche questo, e c'è una maledetta goccia verde di cui non capisco l'esistenza, però no, dettagliatissimo anche questo. Un po' pieno di buchi nelle piume, ma pazienza. Allora, io sono curiosa. Facciamo prima i cavallini. No, facciamo prima questo. Che è un biscotto che tra l'altro ho riempito molto molto poco e quindi non so quanto sia venuto bene. Beh, no, è carino. È molto carino. Un po' sottile e... Ok. Ma molto molto carino. E andiamo a vedere la rosa, che c'è una bolla a rovescio addirittura. Ok. Ma wow! Qua c'è il buco che si vedeva dall'alto, no? Qua è venuta proprio una bolla enorme e l'ho rovinato. Anche qua c'è una mega bolla e qua, oddio, questo non so quanto sia preciso, sapete? Forse è molto molto frastagliato. Ci guardiamo i cavallini. Nel frattempo vi ricordo l'ultimo video che ho fatto su questo canale, dove voglio fare con voi delle chiacchiere e gioco. Vi ho lasciato due domandone importantissime per me, quindi vi chiedo gentilmente di andare a vedere il video perché sono curiosa di sapere le vostre idee e ho bisogno un sacco del vostro aiuto, tra l'altro. Nel frattempo vorrei riuscire a staccare questo. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, beh, ok. Ah, amorino, molto bello. Però anche qua abbiamo delle bolle. Che però è sempre colpa mia. Non dello stampo, incredibile. Questa si chiama fretta. Se io colassi la resina un po' più lentamente, magari riuscirei a salvare un po' più di creazioni. Dai. Questa è molto, molto meglio. A parte un buco nell'orecchio, c'è un piercing, tipo. No, è bellina. Bisognerebbe riuscire a... sì, ciao, chissà dove ho il pennarellino nero. Che qua era carino, fagli l'occhio. No, non lo troverò mai. Andiamo avanti. Voglio vedere con voi le mega rose. Questo sicuramente è uno degli stampi più difficili da svuotare. Ok, ce l'ho fatta. Carina, molto carina. Anche qua però c'è un po' di frastagliata, ma sembra fatto apposta. A parte qua. Devo capire se sono bolle o solo imperfezioni mie di quando ho collato la gomma siliconica. Vediamo con l'altro, che tanto è uguale, identica come colore e come grandezza. Ok, ah, sì, è colpa mia, ma guardate anche qua, cioè è venuta una bolla enorme e mi ha distrutto un petalo. Che peccato. Vabbè, speriamo con quelle grandi, almeno. Belle impegnative da tirar fuori queste qua dagli stampi. Dai, ci siamo, mica tanto. Ho paura di rompere lo stampo. Oh, ce l'ho fatta. Bellissima! Un'altra bolla! Potrei spacciarlo come... Tanto tutte le rose non sono tutte perfette, no? Potrebbe essere un insetto che ha mangiato i petali, un po' come si trovano nei giardini. Sì, potrei spacciarlo così. Bella, molto bella così grande, cavolo. Che spettacolo. Guardiamo anche l'altra subitissimo.
farcela in tempi brevi, ok. Voilà. Sì, stessa identica cosa. Anche qua e qua. E vabbè, è passato un insetto e se le è mozzicate tutte. Però è veramente bella, è lucidissima. Che spettacolo. Manca l'ultimo, che è quello più misto, proprio classicissimo, con tanti biscottini. Questo c'è già staccato. Carino. Qua, ecco, anche qua potevo essere un pelino più precisa con il bianco, ma va bene. No, il colore è meraviglioso. Però io volevo tirare su prima questo biscottino. Così. Bellissimo. No, sono veramente troppo lucidi, cioè. Guardate che belli. No, dobbiamo guardare assolutamente insieme gli altri stampi. Ora, se ho finito questo video, sappiate che farò già subito l'altro. In modo di caricarne uno dietro l'altro. No, mi piace. Bellino. No, questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Ce l'ho fatta fare i colori separati. No, bellissimo, bellissimo. Ok, sono carica mille. Guardateli. Come dicevo, non abbiamo una gran selezione di colori, però dai, mi piacciono un sacco. Devo ammettere che sono venuti ultra bene. Pensavo molto molto peggio. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, che gli stampi anche, mi raccomando, vi lascio qua sotto o adesso, tipo nel il video chiacchiere, rispondetemi e datemi tantissimi consigli perché ne ho assolutamente bisogno. E poi troverete da oggi barra domani, adesso devo vedere se riesco a conciliare un po' i tempi, la maggior parte di questi stampi direttamente in vendita sul mio negozio Etsy. Con questo vi mando un bacio. E alla prossima!